del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco la parola del Signore questa mattina. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore. Egli formava uno sciamo di cavallette. Quando cominciava a germogliare la seconda erba, quella che spunta dopo la facciatura del re. Quando quelle stavano per finire di divorare l'erba della regione, io dissi: Signore Dio, perdona, come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolino. Il Signore si impietosì e disse: questo non avverrà. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Il Signore Dio chiamava per il castigo il fuoco che consumava il grande abisso e divorava la campagna. Io dissi: Signore Dio, desiste. Come potrà resistere Giacobbe? È tanto piccolino. Il Signore se ne pentì. E neanche questa avverrà, disse il Signore. Fratelli e sorelle, il Signore permette che sciami di cavallette invadano il suo popolo. Il Signore permette che il fuoco divoratore delle prove, delle malattie, delle morti invadano il campo nostro, rigoglioso, dove c'è la vita. Il profeta Amos si piega davanti a Dio e dice: perdona Signore questo popolo, è così debole, è così piccolo, abbi pietà di questo popolo. E Dio si impietosisce e perdona, una prima e una seconda volta. Ma ancora il Signore continua e il profeta Amos non osa implorare perdono, ossia viene meno la sua forza di intercessione. Fratelli e sorelle, noi siamo sotto la mano potente di Dio. Quante malattie nelle nostre case, quante afflizioni morali, fisiche, di ogni genere, quante difficoltà. Vogliamo tutti insieme implorare il Signore perché abbia pietà di noi, perché la sua mano non si faccia pesante su di noi. E il Signore ci dice: convertitevi e lavatevi, purificatevi ed io sarò benigno verso di voi. I peccati del mio popolo gridano vendetta davanti a me. Laceratevi il cuore e non le vesti, convertitevi, lavatevi, purificatevi ed io desisterò dal male che ho concepito di farvi. Fratelli e sorelle, è il grido che il Signore ci lancia attraverso il profeta e che attualizza in questo momento davanti a questa assemblea. Quanti mali vi affliggono, quante forze malvagie stanno attorno a voi, quanta moria in mezzo a voi, quante malattie, quante prove. Ma una è la radice: togliete il male dai vostri occhi e dei miei occhi, purificatevi, lavatevi e implorate per tutti perdono e pietà, perché il mio cuore si impietosisce verso questo popolo piccolino. O Signore, ti chiediamo in questo momento, mandi il tuo Spirito su di noi, perché noi possiamo, nella forza del tuo Spirito, concepire pentimento per i nostri peccati, perché noi possiamo riconciliarci tra di noi e chiedere perdono a te. Signore, quando noi ci convertiamo a te, quando laceriamo il nostro cuore, quando ci laviamo e ci purifichiamo dei nostri peccati
il tuo cuore si impietosisce. Signore Dio, ti preghiamo in questo momento, mandi il tuo spirito purificatore, perché scende dentro di noi, tocchi la nostra mente e il nostro cuore, sprema dal nostro cuore il dolore per i nostri peccati e determini in mezzo a noi una riconciliazione generale, in modo che il Signore desista dal male che ha concepito di riversare su di noi per chiamarci a penitenza. Scendi su. Chiediamo che lo Spirito scenda. Scende nel cuore. Spirito di Dio, scendi su di noi. Riempici, cambiaci, Spirito di Dio. Gridiamo a te, Signore, abbi pietà del tuo popolo, su cui è stato invocato il tuo nome. Pietà di noi, Signore, ci siamo macchiati di peccato. Miriniananu lasciriano riano, magari niano riana. Gridate, gridate al Signore, riconoscete il vostro peccato, laceratevi il cuore e non le vesti, chiedete perdono dei vostri peccati, perché la bontà del Signore scenda su di voi. Niani marani anime reiera ya, iurinurana, malayerwa niana shi. Iurini marayani mayuriera naye, kereke, niani nimana yurani ane, orina yuriani yurimu. Morini maiorini anaiori are, iarini maiarene iulaiore. Signore, le nostre famiglie sono inquinate, non c'è più pace, non regna più la tua legge. Pietà di noi, Signore, ogni membra languisce per i suoi peccati. Pietà, pietà di noi, vogliamo lacerare il nostro cuore. Miluranu animoni anairime, sciaranaie calianu sciraluiu, merianu che matinaru naini. Sharanayelara
chia la rimanna ye, la mana iurenia nociare, caramina mu, nell'anima niana, anina nariare, iniana mai iurena iulura, i margoienu iu. Pietà di noi, Signore, pietà del tuo popolo, Signore, pietà delle nostre famiglie, pietà degli anziani, pietà dei bambini, pietà delle nostre donne, pietà, Signore, abbi pietà di noi, la tua ira non ci consumi, Signore, pietà, abbonda il peccato in mezzo a noi, non c'è pace tra di noi, ci sono tradimenti tra di noi. Ci sono immoralità tra di noi, Signore, la tua ira gravasi di noi, pietà di noi, pietà del tuo popolo, pietà delle nostre famiglie, pietà per i nostri bambini, pietà per i nostri vecchi, pietà, o Signore, abbiamo peccato, lavaci, o Signore, con il sopo, e saremo più bianchi della neve, perdonaci, o Signore, dacci sentimenti di amore verso di te, di amore tra di noi, spacca il nostro cuore nel pentimento e la tua grazia di misericordia scenda su di noi. Chiediamo perdono al Signore, fratelli e sorelle, chiediamo perdono al Signore. Signore, chiediamo perdono per i nostri peccati, per tutte le classi del popolo, per quelli che ci opprimono, per quelli che ci governano, per i giudici, per i carcerati, per gli oppressi, per tutti, o Signore, chiediamo perdono. Tutti siamo peccatori, chi è senza peccato alzi la mano, ma nessuno può alzare la mano, resterebbe fulminata quella mano. Perché tutti siamo peccatori, Signore, pietà di noi, pietà di noi, pietà del tuo popolo. E Dio si impietosì e disse: io desisto dal castigo che aveva pensato di lanciare su questo popolo peccatore. Grazie, Signore, perché la tua misericordia trionfa sulla tua giustizia. Grazie, Signore, perché l'acqua che sgorga dal costato di Cristo inonda il mondo e cancella ogni peccato. Grazie, o Padre del cielo, perché nel sangue del tuo figlio rinnovi la terra. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore. Signore, ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo, Signore. Alleluia. Signore, la tua misericordia è più grande del nostro peccato. La tua misericordia si estende fino ai confini del mondo. Noi siamo poveri e piccolini. Sì, Signore, tante volte alziamo la testa contro di te. Alziamo la testa contro i nostri fratelli, ma la tua luce scende su di noi e il tuo cuore si allarga nella misericordia verso questo popolo peccatore. Ti ringraziamo, Signore, perché nella tua infinita misericordia tu ci perdoni e ci apri le tue braccia e ci ammetti ancora una volta alla vita eterna. Amen. O Maria, Madre nostra,
Madre di misericordia, tu che sei qui presente in mezzo a noi, tu che guardi i tuoi figli, tu che implori sempre per i tuoi figli misericordia e pietà. O Maria, noi ti invochiamo all'inizio di questa santa liturgia. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, Madre nostra, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Osea. Venite, ritorniamo al Signore. Egli ci ha straziato ed egli ci guarirà. Egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare, e noi vivremo alla sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore. La sua venuta è sicura come l'aurora. Verrà a noi come la pioggia di autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho colpiti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce. Poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Parola di Dio. In quel tempo Gesù disse questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo, l'altro era pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Diciamolo insieme: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Parola del Signore. La parabola che è stata proclamata da Gesù questa mattina a noi, perché ogni volta che si legge il Vangelo è Gesù vivo che proclama la sua parola di verità, e noi siamo gli ascoltatori di Gesù in questo momento. Ebbene, la parola di Gesù viene rivolta particolarmente a quelli che si credono giusti e disprezzano gli altri che a loro parere non sono giusti come loro. È una parabola che è sempre di attualità. Tanti di noi
si credono giusti. E quando vedono gli altri, sentono un moto di disprezzo, perché sono peccatori. Mentre la Scrittura ci dice, ed è parola di verità, che tutti siamo peccatori. Non c'è nessuno che si salvi, neppure uno, come dice la Scrittura. E allora, quando noi ci crediamo diversi dagli altri, noi pecchiamo contro la verità, contro Dio, il quale dichiara che non c'è nessuno, neppur uno, senza peccato. E allora tutti dobbiamo convenire che siamo peccatori. C'è soltanto questa differenza, questa divisione tra di noi. Quelli che credono di non essere peccatori, ma sono peccatori, quelli che sono peccatori e riconoscono di essere peccatori. Tutto sta in questo, riconoscere che siamo peccatori. Peccatori lo siamo tutti, pari pari. Quelli che riconoscono di essere peccatori si trovano in una condizione privilegiata davanti a Dio. Quelli che non ti riconoscono peccatori si trovano in una condizione disgraziata davanti a Dio. E andiamo adesso alla parabola. Ecco due uomini, uno rappresentante della prima categoria, il secondo rappresentante della seconda categoria. Entrambi vanno al Tempio, vanno a pregare. Uno era fariseo, l'altro era pubblicano. Il fariseo è colui che osserva la legge, è un digiunatore, è un frequentatore del Tempio, è un legalista, però tutto in apparenza, tutto all'esterno, tutto nei termini della legge, il cuore non è cambiato, il cuore è superbo, nel cuore c'è il disprezzo, non c'è la verità, non c'è l'amore. Esternamente tutto è a posto, ineccepibile, ma interiormente tutto è male. Gesù richiamava sepolcri imbiancati. Di fuori sono belli, ma di dentro ci sono ossa di morti. Ebbene, un fariseo, un uomo ineccepibile, osservatore della legge, inappuntabile, si presenta davanti al Signore, cammina dritto, si ferma davanti al Santa Santorum, davanti all'altare, allarga le braccia con le filatterie che ondeggiano e poi comincia a pregare. Signore, io ti ringrazio perché sono buono. Sono buono, buono tu in cielo, buono io sulla terra, tutti gli altri, una schifezza, non c'è da prendere nessuno, tutti ladri, assassini, adulteri, non c'è neppure uno da prendere, ma io ti ringrazio che sono buono, buono tu in cielo. Buono io sulla terra, grazie Signore. E così ondeggiando con la testa si accorge che c'è là in fondo un pubblicano buttato per terra che si batte il petto. Che razza di persone che entrano nel Tempio Santo di Dio. Che razza di persone calpestano gli atri del Signore.
E aggiunge: Signore, non sono come quel miserabile, come quel pubblicano, come quel disgraziato che non so come sia entrato nel Tempio, peccatore. Ti ringrazio, Signore, che io sono buono. Fa un inchino al Signore ed esce fuori. La gente lo riverisce, ecco l'osservante della legge. Cosa aveva detto per manifestare che era buono? Signore, ti ringrazio e te lo dimostro che sono buono. Te lo dimostro. L'elemosina e te la faccio. Il digiuno, due volte alla settimana, e te lo faccio. Nel tempio vengo e tu mi vedi. Tutto quello che tu prescrivi io lo faccio, per questo ti ringrazio, che sono buono. Ma quel disgraziato là, quello non conosce neanche cosa sia il digiuno, che sia l'offerta al tempio, non conosce niente, un disgraziato. Ma io sono buono. Grazie, Signore, perché sono buono. Ecco, la preghiera non arriva neanche in alto, fino al tetto, piomba su di lui. Perché chi si esalta sarà umiliato. Dio rifugge da quella preghiera che ha al centro la propria pretesa bontà. Esce dal tempio, tutti lo riveriscono come l'uomo osservante, come l'uomo ineccepibile, ma gli uomini vedono quello che appare. Non guarda nel cuore. Dio guarda il cuore e vede che è perverso nel cuore, perché è pieno di sé e non c'è l'amore per gli altri, non c'è il perdono. Torna a casa pieno di peccati. Era venuto al tempio per esaltare il Signore. E dopo la preghiera se ne ritorna a casa carico di peccati. Dio non lo guarda. Perché? Perché si è dichiarato giusto. E ha disprezzato il suo fratello che crede peccatore. Andiamo all'altro. L'altro era un peccatore, un pubblicano. C'è uno che esigeva le tasse, era immerso negli affari, non frequentava tanto il tempio, non digiunava abitualmente, ossia non era così rigido alle prescrizioni legali, ma la grazia del Signore lo aveva toccato. Egli quatto era entrato nel tempio, si era messa quasi alla porta, si era buttato in ginocchioni per terra, si batteva il petto e diceva: pietà di me perché sono un peccatore. La luce di Dio, che non era entrata nel fariseo, era entrata nel pubblicano, e davanti alla luce di Dio egli vedeva il suo peccato e gridava pietà e misericordia. E Dio guardò con amore quel pubblicano. Lo guardò con amore e uscì anche lui dal tempio, ritornò a casa sua. Gli altri che lo guardavano dicevano: che razza di gente entra nel tempio? Ah, un pubblicano, un peccatore che frequenta il tempio. Ah, aveva riverito il fariseo e adesso disprezzava il pubblicano. Ma davanti a Dio le cose sono molto diverse. Dice qui Gesù che il pubblicano ritornò a casa sua, giustificato, ritornò santo a casa sua, perché aveva riconosciuto il suo peccato, si era battuto il petto e aveva detto: sono un peccatore, non sono degno di entrare davanti a te. Mi fermo qui alle soglie del Tempio, perché chi si umilia sarà esaltato,
ma chi si esalta sarà umiliato. Fratelli e sorelle, tante volte noi disprezziamo gli altri perché sono peccatori e non vediamo il nostro peccato. Il più grande peccato che noi abbiamo è la superbia e il non amore. La superbia ci distacca da Dio, il non amore ci distacca dal prossimo. E il più grande peccato è infossarsi in se stesso, distacco da Dio, distacco dagli altri. Chi cerca la perfezione in se stesso, la salvezza in se stesso, è il peggiore degli uomini. Chiunque vuole essere salvato deve riconoscere la sua miseria e fare ricorso a colui che può salvarlo, Dio. Quello che aveva fatto il pubblicano, il peccatore, aveva aperto gli occhi davanti al suo peccato e si era rivolto a Dio. Il fariseo è un cieco che non vede il proprio peccato. Gesù li chiamava fariseo cieco, perché non vedi il tuo peccato. Tante volte noi ci crediamo giusti perché non vediamo i nostri peccati. Ci crediamo a posto perché non vediamo i nostri peccati e siamo così arroganti da per gli altri. Siamo in un grande errore, il più grande errore in cui possiamo incappare e non vederci peccatori. E tante volte siamo i servi del Signore, siamo noi che veniamo sempre davanti a Dio, che siamo i peggiori peccatori, perché non vediamo il nostro peccato di superbia e perché disprezziamo gli altri. Questi sono i peccati che gridano vendetta a cospetto di Dio. Sordo se non il mio servo. Siamo noi i servi del Signore che siamo ciechi quando ci crediamo giusti. Siamo noi i servi sordi quando non ascoltiamo il gemito dei prigionieri, il gemito dei nostri fratelli e li disprezziamo. Fratelli e sorelle, questa mattina il Signore ci chiama a penitenza, ma chiama a penitenza non tanto i lontani quanto i vicini peccatori. Chiama a penitenza noi, chiama ad aprire gli occhi di fronte ai nostri peccati e chiuderli ai peccati degli altri. Ci chiama il Signore ad ascoltare le grida del povero, il gemito del prigioniero e a chiudere le orecchie alle esigenze nostre. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiede la conoscenza. Ecco la prima lettura. Ci chiede la conoscenza di sé. Conoscere Dio, Dio misericordioso, Dio amore, Dio vita. E vuole che noi ritorniamo a Lui, non superficialmente. Qui nel profeta Isaia il Signore dice: venite, ritorniamo al Signore, Egli ci ha colpito ed Egli ci fascerà. Però poi aggiunge: o Israele, Israele, la tua conversione è come la nube del mattino. Un momento ti dura, un sabato ti dura, ma poi viene il sole e la nube svanisce, la rugiada se ne va, la rugiada del cielo che scende su di noi è il nostro pentimento, è la nostra conversione, dono di Dio. Ma quando viene il sole, questa rugiada svanisce come una nube, si dissolve. Così è la tua conversione, popolo mio, dice il Signore. Ecco allora il Signore chiede una conversione duratura, una conversione vera, che avviene quando noi ogni giorno riconosciamo il nostro peccato e quando cerchiamo di aiutare gli altri col nostro amore, quando ci crediamo tutti peccatori e ci aiutiamo gli uni gli altri
quando non puntiamo il dito sul fratello che ha mancato, ma chiediamo misericordia e perdono, allora gli occhi del Signore si volgono su di noi. Quando noi ci convertiamo ai nostri fratelli, il Signore si converte a noi, e quando noi per gli altri e insieme agli altri chiediamo perdono, la misericordia di Dio scende su di noi, perché il cuore di Dio non è come il cuore nostro. Il cuore di Dio è il cuore dell'amore misericordioso, il cuore che si apre sempre al perdono. Fratelli e sorelle, siamo nella Santa Quaresima e il Signore ci chiama a penitenza, ci chiama alla conversione vera e sincera. Chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati e riconosciamoci bisognosi tutti, prima noi farisei e poi gli altri pubblicani, bisognosi della misericordia di Dio, perché se Dio non ci perdona, non c'è scampo per noi. Il Signore ci chiede la conoscenza di Lui, l'amore di Lui, non vuole tanto il sacrificio, non vuole tanto l'olocausto, non vuole tanto il digiuno, non vuole tanto la preghiera, quanto l'amore, l'amore, l'amore tra di noi, il perdono scambievole, il riconoscerci tutti coinvolti nel peccato, ma tutti coinvolti nella misericordia di Dio. Se il peccato ci tocca tutti, la misericordia di Dio ci salve tutti insieme. Mettiamoci tutti insieme, fratelli e sorelle, noi che ci crediamo giusti e noi che ci crediamo peccatori, siamo tutti sullo stesso piano, abbiamo Gesù l'unico giusto in mezzo a noi. Se la coscienza ci morde, abbiamo l'unico giusto, Cristo Signore, che si offre per i nostri peccati. La giustizia di Dio scende su di noi in misericordia. Il Signore mostra tutti il suo amore e per amore di Cristo, l'unico giusto, perdona tutti noi. Alleluia. Il Signore ha risposto al nostro pentimento, se questo pentimento è sincero. Diciamo così al Signore: perdona, Signore, il mio peccato. Io sono un peccatore, io ho molto peccato in pensieri, parole, opere. Io ho commesso tutti i peccati, perché i peccati dei miei fratelli ricadono su di me. Signore, abbi pietà del tuo popolo, abbi pietà di noi, Signore. La tua misericordia scende su tutti noi. E il Signore ha risposto: il Signore ha risposto al suo popolo: ecco, io vi perdono, io vi mando il grano, il vino nuovo e l'olio e ne avrete a sazietà. Non farò più di voi il ludibrio delle genti, allontanerò da voi quello che viene dal settentrione e lo spingerò verso una terra arida e desolata. Io spingerò la sua avanguardia verso il mare d'Oriente e la sua retroguardia verso il mare occidentale. Io vi libererò dalla vostra situazione. Grazie, Signore, perché tu prometti la liberazione dal peccato, dai nemici che ci assediano, e assicuri al tuo popolo il grano, l'olio, il vino, cioè gli elementi necessari alla vita. Grazie, Signore, del tuo perdono, grazie, Signore, del tuo intervento benefico a nostro favore. Amen. Mi vennero a trovare e il Signore mi rivolse questa parola:
figlio dell'uomo, questi uomini che stanno davanti a te hanno idoli nel loro cuore. Tengono fisso lo sguardo ai propri idoli. Riferisci a questo popolo. Convertitevi, abbandonate i vostri idoli e distogliete la faccia da tutte le vostre immondezze. Convertitevi e buttate fuori i vostri idoli e poi io risponderò a voi e aprirò il mio cuore alle vostre richieste. Signore, tu chiedi che noi distruggiamo gli idoli del nostro cuore, che adoriamo unicamente te, che innalziamo un trono nel nostro cuore per te, che emarginiamo i nostri idoli e intronizziamo te dentro il nostro cuore al centro. Tu vuoi che intronizziamo te nelle nostre famiglie, al centro delle nostre famiglie, e la tua luce splenderà dentro il nostro cuore e nelle nostre famiglie. Signore, tu dici a 7 coppie qui presenti: voi siete in angustia, ma se voi guardate a me, se mi chiamate in mezzo a voi, io risolverò la vostra situazione di peccato. Non abbiate paura, io non sono un Dio che condanno, ma un Dio che salvo. Ricordatevi di me, chiamatemi in mezzo a voi, risolverò la vostra situazione di peccato. Confidate in me, io sono il Signore che salvo. Noi crediamo in te, Signore. Il Signore vuole toccare il nostro cuore e come segno dà la guarigione di un cuore per una persona che si trova in ospedale. Noi crediamo in te, Signore. Noi crediamo in te, Signore. E adesso, fratelli e sorelle, rivolgiamone alla carità che deve entrare nel nostro cuore, la supplica al Signore per tutti i fratelli che languiscono, per tutte quelle persone che si raccomandano alle nostre preghiere, che ci telefonano, ci scrivono, hanno fiducia in questa comunità terapeutica che si raduna qua ogni sabato e fanno affidamento sulle nostre preghiere. Rivolgiamo al Signore la nostra supplica, quello che chiediamo per gli altri si riversi innanzitutto su di noi. Ascoltaci ed esaudiscici, oh Signore. Signore, tu hai tante grazie nelle mani. Queste grazie sono legate alle tue dita. E tu passi in mezzo a noi. E vuoi che noi sciogliamo le grazie che sono nelle tue dita. E li sciogliamo con il perdono e col proposito di mutare vita. C'è il Signore che sta passando davanti a ciascuno e chiede di mettere nelle sue mani il perdono per il fratello, per la sorella. Chi dà il perdono a Gesù per il fratello, per la sorella, può sciogliere quella grazia che più ci bisogna dal dito di Gesù. Ma chi non dà, chi non ricompra dalle mani di Gesù col proprio perdono, il proprio pentimento, quella grazia rimarrà nelle dita di Gesù e non sarà data. E allora, fratelli e sorelle, ecco Gesù che passa in mezzo a noi, si ferma davanti a noi,
l'uomo di Galilea che passa e ti chiede di mettere nelle sue mani il perdono per il proprio fratello e in cambio prenderà la grazia che attende. È il Signore che promette questo. Allora mi invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli ti dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, allora brillerà tra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, rinvigorerà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. Fratelli e sorelle, il Signore ancora una volta chiede che mettiamo nelle sue mani il perdono per i nostri fratelli e per le nostre sorelle. E tutte le grazie legate scenderanno su questa assemblea in abbondanza. E allora, ecco, io comincerò ad offrire l'ostia e il vino, ma voi canterete l'uomo di Galilea che passa, fermati, fermati, fermati. Non osate dire toccami, guariscimi, no. Fermati davanti a me. Egli ti chiede che tu metta nelle sue mani il perdono per i tuoi fratelli e la grazia di Dio scenderà dalle mani di Cristo nel tuo cuore. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dal Signore questo sacrificio, dall'odio e onore del suo nome, per il bene. Ci soccorro, Padre, l'immenso amore del tuo unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della madre e liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il nostro sacrificio. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, commemorando la beata sempre Vergine Maria, Madre nostra. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio, e sempre intatta nella sua gloria virginale, ha ereditato sul mondo la vita eterna, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui ci allieto negli angeli, e nella eternità adora nella gloria del tuo volto. Allora canto con cieli, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo si riunisca in un solo corpo. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. 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 Fratelli e sorelle, abbiamo un solo Padre che è addolorato quando noi non ci amiamo, è addolorato quando noi non ci perdoniamo, è addolorato quando noi non guardiamo a Lui, non abbiamo fiducia in Lui. E in questo momento Egli ci dice: io sono vostro Padre, amatevi gli uni gli altri come mio Figlio vi ha amato, io l'ho dato a voi, mi sono spossessato di Lui per darlo a voi, fate quello che Egli vi dirà, amatevi gli uni gli altri come Egli vi ha amato. E allora alzate gli occhi a me, le mani a me, ed io per Lui vi esaudirò. Ama ed abbi fede e sarai liberato. Ama ed abbi fede e sarai liberato. È giornata di liberazione. Il Signore assicura molte liberazioni spirituali, psicologiche e fisiche. Signore, noi ti preghiamo, liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria dei secoli. Grazie, Signore, perché stai sciogliendo le catene. Grazie, Signore, perché stai sciogliendo anche i vincoli fisici di tante persone che sono come slegate nelle gambe e nei piedi, che sono guarite nelle gambe e nei piedi, hanno libere le loro braccia e la loro nuca, possono anche alzarsi e camminare. Grazie, Signore, perché la tua grazia scende su di noi. Grazie di liberazione per il sangue di Gesù versato su di noi
è riversato misticamente su questo altare. Fratelli e sorelle, crediamo alla parola di Dio e inneggiamo la liberazione che il Signore vuole donarci in questo momento. Siate liberi, dice il Signore, credete in me, amate e abbiate fede, ed io vi libererò. Shalanike tayana kofyania amarhanaki shoana. Il che significa: la mia mano non si è chiusa né al perdono né alla guarigione. Ecco, io apro la mia mano, abbiate il perdono e abbiate la guarigione. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Tenetevi per mano. Tenetevi per mano. E auguratevi la pace gli uni gli altri. Ognuno di voi comunichi la pace di Cristo al fratello e alla sorella. Siate trasmettitori e trasmettitrici di pace, di perdono, di gioia e di guarigione e liberazione. Stringici insieme, insieme, Signore, con corde che non possa rompere. Vinci, Signore, la resistenza del mare impetuoso. Vinci, Signore, il vento che soffia. La tua grazia più grande del vento che soffia. La tua misericordia più grande del mare impetuoso. Tu sei il nostro Signore. Tu sei il nostro Signore, l'unico nostro gran Re. In te noi siamo un sol corpo. In te noi siamo un sol corpo. Col cuore ti ringraziamo. Stringici insieme, insieme, Signore, con corde che non possa rompersi. Stringici insieme, insieme, Signore, stringici, noi d'amo. Noi siamo famiglia di Dio. Noi siamo famiglia di Dio, noi siamo i figlioli suoi, noi siamo la sua promessa, noi siamo la sua promessa, suo patto nel nuovo vino. Stringici insieme, insieme, Signore, con corde che non possa rompersi. Stringici insieme, insieme, Signore, stringici nodi d'amore. Stringici insieme, insieme, Signore, con corde che non possa rompersi. Stringici insieme, insieme, Signore, stringici nodi d'amore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono te che partecipa alla tua mensa, ma di soltanto la tua parola che Dio sarà salvato. La mia misericordia è più grande del tuo peccato. Il mio amore è più forte del mio peccato, del tuo peccato. Abbi fiducia. Guarda a me, io sciolgo il tuo peccato, io te nutro con il sangue e il corpo del mio figlio, e lui ti do la vita. Fratelli e sorelle, il Signore questa mattina vuole liberare, vuole slegare tante persone. Noi adesso canteremo il canto dello slegamento, della liberazione, e durante questo canto il Signore opererà. Innanzitutto il Signore vuole guarire le ossa, ci sono molte persone ammalate alle ossa, ci sono tante braccia che non si possono muovere, tante gambe anchilosate o in difficoltà. Il Signore slega gambe, slega braccia. E un giovane dice: alzati e cammina, perché il Signore è onnipotente. Se hai fede, sentirai una forza nuova nelle tue gambe, sentirai un calore, e allora balza e cammina. Il Signore dice ancora: il tuo figlio guarirà, tu stai lacrimando perché tuo figlio è drogato, ma tuo figlio guarirà per la potenza del mio braccio. Il Signore dice che a una persona che ha la retina che si sta attaccando dal suo occhio: io mantengo la tua retina, confida in me, io sono il tuo salvatore, il salvatore della tua vista. A un'altra persona il Signore tocca il cranio dolorante, tocca la schiena e tocca il coccige. Cantiamo al Signore la nostra liberazione. Durante il canto avverranno guarigioni in diverse parti del corpo, soprattutto nelle parti delle ossa. Tu che hai i valori sballati nel sangue, rifatti gli esami e i tuoi valori saranno la norma. Tu che hai il fegato ingrossato, non temere, le tue transaminasi io le visito, i tuoi trigeriti io le visito e abbasseranno di tono. Tu che hai nel sangue un'infezione che ti produce tanto dolore, non avere paura, io ti libero, è giorno di liberazione per voi, in misura della vostra fede e del vostro amore, io vi libero, la mia potenza si esercita in questo momento su di voi, abbiate fede in me, perdonatevi gli uni gli altri, amate, la potenza dell'amore voi la sconoscete. Io ho ascoltato la preghiera e la supplica che mi hai rivolto. Ho santificato questo luogo, questa casa che tu hai costruita, perché io vi ponga il mio nome per sempre. I miei occhi e il mio cuore sono rivolti verso di essa per sempre. Alleluia. Bene, grazie. Tu, vediamo, tu non potevi muoverti, adesso agita un po' la nuca, così. Vediamo, aspettiamo che ci sia un giovane che si alzi e venga a benedire il Signore. Grazie Signore Gesù, grazie Signore Gesù,
Grazie Signore Gesù. Signore, continuerà a guarire durante la processione. Preghiamo, Signore, che ci nutri nei tuoi sacramenti, in questa celebrazione in onore della Beata Vergine Maria. Fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Ecco, adesso faremo la santa processione. Il Signore toccherà una donna, toccherà un uomo e avremo due vite che sbocceranno in persone che avevano perduto ogni speranza. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe Sacratissimo Sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Una persona da rendere una testimonianza per una grazia ricevuta, qui ha portato i documenti. E adesso cominciano ad avvicinarsi tutti quelli che sono venuti in due pullman da Sambuca e dintorni, perché voglio dare a loro una benedizione particolare. Quelli che sono venuti in pullman si accostano qui all'altare, perché voglio fare una preghiera per loro. Se c'è qualche gruppo ancora, si avvicini. O Signore mio Dio, io ti ringrazio e ti benedico per queste care persone che sono venute da lontano. Signore, stendi la tua mano su di loro. Il tuo Santo Spirito scende in abbondanza nei loro cuori. Fa che portino nei loro gruppi la tua benedizione. Siene portatrici e portatori di luce, di pace e di amore. Signore, io ti benedico per queste care persone che vengono da lontano. Se ne vadano, Signore, con qualche persona guarita da te e toccata da te, non ritornino nelle loro sedi senza portare una testimonianza di un tuo intervento. Scegli tuo, Signore, quella persona che deve essere guarita, perché ritorni a casa e dica a tutti: il Signore mi ha benedetto, il Signore mi ha guarito. O Signore Gesù, stendi la tua mano su queste care persone. Spirito, Spirito di Dio, scendi su di loro, Spirito di Dio, scendi su di loro.